In principio, agli uomini era sufficiente una mimosa per ripulirsi la coscienza, ma ora non basta più. Le donne sono ancora vittime di discriminazioni. Chi non si è trovata vittima almeno una volta di ingiustizia a causa del proprio sesso, gap salariali, assunzioni dopo inaccettabili compromessi e pregiudizi ancora radicati nella società? L'8 marzo non la chiamiamo festa della donna, ma giornata dedicata alla donna, un'occasione per ribadire come ancora resistono queste disparità. Ma racconteremo anche le storie di chi ce l'ha fatta. Bentornati al TG Mag. La colonna sonora della giornata della donna presenta ancora troppe voci stonate. Per questo motivo le donne oggi scendono in piazza per rivendicare una parità che ancora non può essere rivendicata. A Milano l'appuntamento è in pieno centro. Per noi c'è Mireia D'Alessandro. Sì, Leonardo, eccoci. Noi ci troviamo in Porta Venezia e si è appena concluso il corteo che è stato organizzato questa mattina da l'organizzazione Non Una Di Meno. L'affluenza è stata molto, molto ampia. E nel corso della mattinata si sono aggiunte una serie di istituzioni e anche di licei, soprattutto di licei della città di Milano, ma anche del circondario. Questo pomeriggio è previsto un secondo corteo che partirà alle 18.30 da Piazza Duca d'Aosta e terminerà in Piazza Fontana, quindi attraverserà il centro della città. Questa mattina abbiamo raccolto una serie di voci femminili, ascoltiamole insieme. Io sono qui oggi con Mia ed Eleonora. Volevo porvi una domanda. Perché secondo te, Mia, è importante essere presenti qui e scioperare? E allora oggi è un giorno comunque che potrebbe portare a un cambiamento, nel senso che essere qui è comunque espressione di una volontà, di una ricerca, di un cambiamento importante, quindi della distruzione del patriarcato, della società patriarcale e di tutte le sue applicazioni poi nella vita delle persone e delle donne. Secondo te invece perché è importante scioperare? Perché è importante farsi sentire, ci sono tante persone ed è importante creare un dibattito pubblico. Far vedere che siamo tante, che il problema dei diritti delle donne è un problema collettivo, non è più un problema privato. Penso che sia importante perché secondo me la nostra generazione si rende conto che ci sono tanti problemi riguardo a questo tema, ma che non vengono mai affrontati dalla nostra generazione, ascoltando le nostre voci, ascoltando le nostre proposte, le nostre necessità. Quindi penso che vedere tutte queste persone in piazza oggi sia davvero la dimostrazione che possiamo cambiare le cose, dobbiamo solo trovare il modo di farci ascoltare e poi di attuare i cambiamenti che vanno fatti. Un grande successo le donne lo hanno ottenuto in Francia, dove la scorsa settimana il diritto all'aborto è entrato in Costituzione. Un atteggiamento questo però che non è condiviso in tutto il mondo. Pensiamo ad esempio alle primarie americane, dove si discute di più delle chiusure piuttosto che dell'apertura del diritto all'aborto. Forse Stromae nella sua famosa canzone Tous les mêmes alludeva, con giochi di prospettive, a quegli stereotipi che dividono i generi. Il sottotesto però è chiaro, siamo tutti uguali. E proprio la settimana dell'8 marzo si è aperta con un'importante notizia per tutte le donne e per tutta la comunità. La Francia è il primo paese a sancire in Costituzione il diritto all'aborto. Entusiasmo ed euforia hanno accompagnato i cittadini e la politica in questi giorni. Dopo il voto, la Tour Eiffel è stata illuminata con il messaggio Mon corps, mon choix, il mio corpo, la mia scelta. Macron si è detto orgoglioso per l'introduzione della norma e ha parlato di messaggio universale lanciato al mondo. Suona quasi come una risposta ai recenti sviluppi negli Stati Uniti, dove il diritto all'interruzione della gravidanza è stato abolito dalla Corte Suprema quasi 2 anni fa. Ti citati tanti paesi in cui i diritti delle donne stanno regredendo e questa credo che sia stata anche l'occasione per la Francia di tentare in ogni caso di riaffermare un pochino la sua grandeur che in questi ultimi anni francamente è un po' in affanno. Un'iniziativa di grande valore simbolico di cui Macron ha tratto il massimo profitto a scopi elettorali. Si dà, contrariamente all'Italia, ancora tanta tanta importanza alla dimensione simbolica della politica e diciamo che questa riforma costituzionale per Macron era
in qualche modo minimo sforzo e forse massimo risultato, nel senso che sapeva già sulla carta, a partire dai sondaggi, che era una riforma popolare. Ma ora ci si chiede, un tema così delicato, eticamente, moralmente, medicalmente, essere utilizzato dalla politica solo per un ritorno immediato di consenso? Non potevano mancare le donne nel Giardino dei Giusti, un luogo che a Milano onora la memoria di tutti coloro che hanno usato le proprie forze per portare avanti degli ideali che solamente delle anime giuste potevano perseguire. Oggi, come ogni anno, ci ritroviamo in questo giardino per rendere omaggio a persone che hanno posto il bene del prossimo al di sopra di se stesse. Il loro esempio mostra a ciascuno di noi che è sempre possibile scegliere di non voltarsi dall'altra parte. Pensiamo al coraggio delle donne iraniane. Oggi ricordiamo due donne e due uomini che rappresentano altrettanti esempi di coraggio, di generosità e di umanità. I quattro giusti che si aggiungono al giardino sono Altiero Spinelli, politico imprigionato durante il fascismo e autore del Manifesto di Ventotene, che l'ha reso uno dei padri fondatori dell'Unione Europea. C'è poi Vera Vigevani Yarak, ebrea italiana rifugiata in Argentina per le persecuzioni razziali e una delle madri di Plaza de Mayo, il movimento per la ricerca della verità per i desaparecidos. Con loro Yuri Dmitriev, storico russo incarcerato ingiustamente per il suo lavoro di memoria sulle vittime dello stalinismo. E infine Narges Mohammadi, attivista iraniana contro la pena di morte, vincitrice del premio Nobel per la pace 2023, che rifiuta di indossare l'hijab e detenuta da 8 anni. Questo giardino è un luogo di bellezza. In altri paesi del mondo non è così, perché non è possibile farlo in Iran, dove le donne sono imprigionate se non portano il velo o baciano i loro ragazzi nelle piazze, o persino se ballano in pubblico. C'è un apartheid nei confronti del genere femminile. Le donne non hanno diritto di gioire come gli uomini. Le proteste delle mamme, sia palestinesi che israeliane, purtroppo ancora non hanno portato ad un'accelerazione nelle trattative per arrivare ad una tregua nella guerra che ormai da mesi sta insanguinando il Medio Oriente. Ora la carestia a Gaza sembra inevitabile. La guerra in Medio Oriente è entrata ora nel suo terzo mese, lasciando dietro di sé un panorama fatto di morti, macerie e disperazione. A Gaza la situazione umanitaria è al collasso e a pagare il prezzo più alto sono soprattutto le donne. Comunque il 70% degli oltre 30.000 palestinesi di Gaza uccisi dall'inizio dell'offensiva israeliana sono per il 70% donne, ragazze e bambini e bambine. Una delle problematiche peraltro molto urgenti è quella per esempio delle donne che in questo momento sono incinta. Gli ospedali sono al minimo della capacità, molti di questi non sono operativi, ma anche quelli che lo sono per esempio devono operare senza anestesia. A preoccupare ancora di più è la disastrosa situazione alimentare. Il cibo è sempre più scarso e da tempo si parla di una carestia che sta spazzando via altre vite. Ma non sono solo le donne di Gaza che stanno pagando il prezzo di questo conflitto. Sono il terrore e la disperazione che si leggono negli occhi di Noa, la ragazza israeliana che il 7 ottobre è stata strappata la sua libertà dai terroristi di Hamas e portata via, insieme a centinaia di altri innocenti, nell'oscurità dei tunnel di Gaza. In questi cunicoli si sospetta che gli ostaggi abbiano subito le peggiori violenze, tra cui lo stupro. Le famiglie sono alla disperazione, irrompono in Parlamento per ottenere risposte e le madri scendono in piazza a protestare. La loro richiesta è una sola: riportateli a casa subito. Bring them home now. Da domenica nel mondo musulmano inizierà l'osservanza del Ramadan, un digiuno che dura per tutta la giornata, illuminata dalla luce naturale e che vede una grande partecipazione. Con Alice Rimoldi vediamo quanto attaccamento vi sia al Ramadan e che trova una corrispondenza con la Quaresima, pur osservata in maniera meno rigida, nel mondo cattolico. Allah.
Domenica 10 marzo inizia il mese sacro del Ramadan. Dall'alba al tramonto i fedeli digiunano e non bevono, ma la tradizione islamica non si limita a questo, come ci ha raccontato Munia, una ragazza musulmana. Il Ramadan è uno dei pilastri dell'Islam che cade una volta all'anno. Il Ramadan è un nome di un mese nell'anno arabo, è un mese che più che altro fatto per pregare. Non lo so, mi piace stare da sola a pensare un po', perché io comunque ci credo che ci sarà Jahannam, il Jannah, paradiso o l'inferno. Chiedo anche perdono, perché no? Siamo esseri umani, uno può sbagliare. Più che, vabbè, l'ora di mangiare, che si diverte. Questo mese, secondo me, bisogna usarlo meglio possibile, in senso di pregare, di essere più positivi. Puoi sentire il Corano, che davanti a noi c'era questa moschea, e senti l'imam che leggeva il Corano, la moschea piena di gente, di bambini. Come si festeggia la conclusione del Ramadan? Il mese è stato chiuso, perciò il giorno dopo non si fa più il Ramadan, si può mangiare e si fa festa. Sì, la gente va a fare gli auguri agli altri, fanno dolci, altri tipi di pane. Dipende, ognuno quello che può. Ti metti vestiti nuovi o fai quei disegni con l'enne. Di solito da noi è una usanza che il giorno della festa dell'Eid diamo i soldi ai bambini e loro si comprano le caramelle. Commemorazione della prima rivelazione del Corano a Maometto, una tradizione che riunisce da secoli nella preghiera i fedeli da ogni parte del mondo. Quasi non bastassero le emergenze legate alle guerre, da Haiti arriva un nuovo allarme. Stavolta siamo di fronte a una guerra intestina, con la minaccia di un genocidio dietro all'angolo, a causa delle proteste contro il presidente Henri. Ad Haiti da anni è attiva un'associazione italiana, la Fondazione Rava, che assicura alla popolazione locale assistenza sanitaria, altrimenti completamente assente. Sull'isola di Haiti, da giorni, regnano caos e terrore, seminati dalle gang che hanno preso il controllo del territorio. A supportare sul campo la popolazione, in quest'altra emergenza locale, è una fondazione italiana, guidata dalla milanese Maria Vittoria Rava, che ha deciso, in memoria della sorella Francesca, di investire tempo e risorse in favore degli abitanti, soprattutto i più piccoli, di uno degli stati più poveri al mondo. La Fondazione Francesca Rava si occupa di Haiti da tantissimi anni e io personalmente da 25 anni che ho dato il mio cuore e anche sono spessissimo là e sono andata anche di recente. Ma mai, devo dire la verità, ho visto il paese come è ora. È uno stato fantasma. Io sento quasi quotidianamente padre Eric Ferchet, che è medico in prima linea, innanzitutto sacerdote e fondatore della DNPH Haiti, della nostra struttura lì. Ma ieri sera l'ho sentito ed era per strada, nella polvere con la sua clinica mobile, e stava andando a soccorrere delle suore con dei bambini. Fiore all'occhiello della Fondazione Rava, in sinergia con l'associazione Nuestros Pequeños Hermanos, è l'ospedale pediatrico San Damián, che sorge nella capitale Port-au-Prince. Costruito su progetto di un ingegnere italiano in ossequio alle normative antisismiche, l'ospedale ha resistito al violento terremoto del 2010. Si tratta di una struttura fondamentale e gratuita per salvare oltre 80.000 bambini l'anno. La direttrice del nostro ospedale, per parlare di donne, è una donna, si chiama Pascal Gassant, è un'oncologa pediatra. Abbiamo attratto tante donne, ci sono, le chiamano le farfalle dalle ali di acciaio, perché sono tutte donne molto leggere, che non si danno arie, ma che hanno una tenacia, una motivazione molto forte, incluse le nostre testimonial, persone note, che però per noi sono volontari come gli altri, come Martina Colombari, che è venuta con me personalmente in Haiti tantissime volte, Paola Turci, Arisa, e sono sempre venuti a titolo gratuito, ognuno facendo quello che insomma il proprio talento permetteva di fare per aiutare i bambini. La Fondazione Rava, col suo impegno costante, ci ricorda che non è mai tardi per aiutare chi è in difficoltà, partendo anche dalle azioni quotidiane. Col mio invito come Fondazione Francesca Rava è sia per Haiti, vi prego, stateci vicino, ma in genere nella vita
abbiate il coraggio, soprattutto se siete giovani, di alzarvi in piedi, combattete per la giustizia e che vi rimboccate le maniche per aiutare anche solo nel vostro gruppo di amici. La psichiatria italiana in questi giorni ricorda i 100 anni dalla nascita di Franco Basaglia, il medico che sarà sempre riconosciuto per aver chiuso gli ospedali, per aver chiuso i manicomi. Una definizione, questa forse approssimativa, ma che rende l'idea di una vera e propria rivoluzione nella cura delle malattie psichiatriche. Il servizio di Ginevra Gori. Aveva un'unica faccia ed era quella sia privata che pubblica. Gli occhi azzurri di Alberta sono gli stessi di suo padre Franco, per tutti Basaglia, lo psichiatra che chiuse i manicomi. Uno specchio trasparente che si lasciava attraversare dalle anime dei suoi matti, non malati da opprimere, ma uomini e donne da scoprire e custodire. Nasceva l'11 marzo di un secolo fa a Venezia il dottore dei folli, figlio di un'Italia dove la malattia mentale era una colpa, i cancelli degli ospedali psichiatrici, la sua condanna eterna. La vita spesa al servizio dei pazienti per liberarli da quelle catene infernali e interrotta troppo presto. Se lei identifica con me una determinata lotta, questa lotta muore, perché non è di tutti. Il matrimonio con la collega spesso dimenticata Franca Ongaro, i tanti trasferimenti a Gorizia, Parma e infine a Trieste, quel laboratorio di libertà in cui la legge 180 del 78 divenne realtà ancor prima di essere scritta. A colpi di coraggiose iniziative abbatté ogni barriera fisica e comunicativa che alienava i degenti. Deve essere un compito che trascende la figura semplice e banale del medico che ha imparato determinate tecniche. A 44 anni dalla sua scomparsa, la salute mentale è una questione più che mai attuale, che intreccia vecchi e nuovi drammi della società. Ho scelto di lavorare con le donne e poi successivamente con gli adolescenti perché ho sempre pensato che in realtà in qualche modo anche le donne e anche i ragazzi nel mondo hanno poca considerazione, non hanno voce. Il problema della violenza nei confronti delle donne è tema di cui non si parla. Si parla molto quando ci sono situazioni estreme, ma non è un tema che ci attraversa nella quotidianità, esattamente come quello della salute mentale, per cui credo che siano, cioè, parlarne e sviscerare il tema aiuti anche a trovare soluzioni. La politica, anche per questa settimana, è concentrata su un appuntamento elettorale. In Abruzzo, infatti, si voterà per il nuovo presidente di regione. A sfidarsi saranno il governatore uscente Marco Marsilio e Luciano D'Amico, ex rettore dell'Università di Teramo. Come già accaduto in Sardegna, il centrosinistra sceglie la formula del campo largo, che assieme a PD e 5 Stelle vede schierati anche Renzi e Calenda. Si voterà domenica e lunedì conosceremo il nome del vincitore. In attesa poi del terzo appuntamento in Piemonte, altra regione governata dall'attuale maggioranza parlamentare. Legata alla politica c'è una fortissima polemica legata al dossieraggio che vedrebbe coinvolti diversi personaggi noti. Tra gli indagati anche il presidente della Federcalcio Gravina, che ha dichiarato però che si tratta di una mossa per tutelarsi. Quali potrebbero essere le conseguenze della vicenda? Ieri in Università Cattolica ha parlato il presidente della Lega Calcio Casini, rispondendo a una domanda del nostro Matteo Bertolini. Commentiamo poi le sue parole con Giancarlo Padovan, commentatore Sky, nonché docente in questa università. Ma dato gli ultimi avvenimenti, insomma, anche sulla questione del dossieraggio, come gestirà ora la Lega, diciamo, queste cose? Grazie. Ma ho già risposto, noi non, insomma, come Lega non commentiamo le indagini in corso della giustizia sportiva. Mi ricordo quando mi chiedevano sulla Juventus, dicevano non commentiamo quando c'era in corso il processo sportivo, quindi figuriamoci indagini della giustizia ordinaria, quindi poi non riguardano la Lega, quindi non, diciamo che non ci tocca. Beh, è molto strano che il presidente della Lega di Serie A, Casini, dica che questa inchiesta
giudiziaria non interessi, non tocchi, ha detto la Lega. Forse non tocca per il momento quella di Serie A, ma di mezzo vorrei ricordare al presidente Casini che c'è anche il presidente della Lazio Lotito, e quella cessione avvenuta sul filo di lana della Salernitana proprio da Lotito al nuovo presidente che gli è subentrato. Beh, innanzitutto quegli atti sono atti in mano ai magistrati, e per quanto riguarda Gravina è giusto dire che la magistratura deve fare il suo corso, ma non si può prescindere dal fatto che Gravina è indagato. Lui dice: Gravina, l'ho fatto per tutelarmi. Certo, ha voluto essere ascoltato dai magistrati e non c'era altra possibilità che indagarlo per andare a fondo. Tuttavia, la sola presenza del suo nome nel dossier significa che qualcuno ha come minimo interesse a screditarlo, a meno che non siamo invece in presenza di reati precisi. Ripeto, uno dei reati nei quali non casualmente viene coinvolto Gravina riguarda i diritti televisivi, diritti della Serie C, perché allora il presidente era presidente della Lega di Serie C, ma sempre diritti e sempre di calcio si tratta. Quindi non è una polemica, e meno che mai un'inchiesta che lambisce il calcio, è un'inchiesta che coinvolge il calcio in prima persona, partendo dal vertice, presidente della Federcalcio, per l'appunto Gravina, e coinvolgendo anche alcuni presidenti, come Lotito, che in queste faccende non è quasi mai estraneo. Parliamo di donne anche in riferimento agli Oscar, che saranno assegnati nella notte fra domenica e lunedì a Los Angeles. Le attrici hanno una categoria dedicata. Vediamo le favorite nel servizio di Pietro Lupi. Donne protagoniste anche sul grande schermo. Proprio in questi giorni il mondo del cinema si prepara ad acclamare le attrici che più hanno illuminato le pellicole del 2023. La notte degli Oscar di domenica sarà una vera e propria festa per le donne di Hollywood che sfileranno sul red carpet per poi contendersi la vittoria del premio cinematografico più ambito dell'anno. Dalla quattro volte vincitrice Catherine Hepburn, passando per Elizabeth Taylor, Jane Fonda e Meryl Streep. Sono tante le donne che nel tempo hanno emozionato il pubblico del grande schermo riuscendo a conquistare la tanto ambita statuetta. Gladstone ed Emma Stone sono le grandi favorite di quest'anno. L'attrice statunitense, già vincitrice di un Golden Globe, vuole impreziosire la sua interpretazione in Killer of the Flower Moon con un altro trionfo. Emma Stone, la bella Baxter di Povere Creature, punta a ritirare il suo secondo Oscar dopo quello ottenuto 7 anni fa con La La Land. Annette Bening, Sandra Huller e Carey Mulligan le altre candidate. Tutti i pronostici sono a favore della strepitosa, straordinaria e giovane Emma Stone per Povere Creature. C'è anche un'altra grande attrice che è Carey Mulligan, sempre tra le candidate a miglior attrice protagonista, ed è anche questa un'attrice giovane che comunque ha dato grande dimostrazione, grande prova negli anni di essere abbastanza eclettica, come anche ha dimostrato in un film che l'ha fortemente valorizzata come una donna promettente. Il valore aggiunto delle attrici di oggi è quello di portare sul grande schermo non solo la loro bravura, ma anche i valori umani. Sempre di più si assiste all'emergere di giovani attrici che portano proprio sul campo dell'arte cinematografica una forte personalità. A prescindere da chi vincerà domenica, il cinema è donna e continuerà ad esserlo ancora a lungo. La nostra celebrazione della Giornata della Donna si chiude in musica. Gli proponiamo 3 direttrici d'orchestra accompagnate dalle parole di una compositrice. Giornata della donna a tutti. Ci rivediamo fra 7 giorni. Sono
sommestieri nati come mestieri maschili, sommestieri dove la donna deve prima dimostrare di essere una persona capace e dopo deve dimostrare di avere talento e dopo deve dimostrare che non lo fa in maniera competitiva rispetto a un uomo. Yeah.